sicuramente Stefano Pantano, ricordando i grandi spadisti del nord Europa, ricorda Edling, lo svedese che vinse un titolo mondiale proprio a Göteborg, in casa su un altro svedese, Jacobson, e fu John Pezza medaglia di bronzo, l'italiano John Pezza medaglia di bronzo, dunque questo conferma del valore degli spadisti del nord Europa. Dunque allora Fabrice Janet in pedana contro il norvegese Klaus Merck, Merck sulla sinistra dei teleschermi, Fabrice Janet sulla destra del teleschermo. Fabrice Janet, che ricordiamo ha vinto il titolo, mentre nell'Olimpiade del 2004 la medaglia d'oro è andata allo svizzero Fischer davanti al cinese Li Wang, e Kolokov medaglia di bronzo ancora. C'è un'altra stoccata molto bella del francese, che è partito in flash, in frecciata, l'azione che si tira quasi con un tuffo verso l'avversario, è andato ha cercato la parata a Merck, ma non c'è riuscito, è riuscito invece a entrare lo stesso la punta del francese, una parata scarsa se vogliamo quella del norvegese. Intanto Janet è in vantaggio di due stoccate, mentre in questo momento una fase di studio a centro pedana. Eh sì, grandi tradizioni, dicevamo, anche per la Svezia con Armenberg, anche poi titoli mondiali a squadre. Intanto 3-0 Janet sulla destra dei teleschermi in questa prima manche a segno. È molto bravo nel saper tenere la misura Janet, è partito questa volta in attacco con Merck, ma ha tenuto lontano l'avversario, quella che in gergo si chiama appunto difesa di misura. Intanto c'è ancora una toccata di Janet, questa volta a bersaglio basso, e scende con la punta e colpisce l'avversario sulla coscia, molto molto bella, ha mandato un po' in barca il suo avversario. Dicevo, Janet è davvero bravo anche nel saper tenere la misura, spesso con un passo indietro si manda a vuoto l'avversario, quindi non c'è soltanto la parata che si fa così con il ferro, ma c'è anche quella che viene chiamata in gergo difesa di misura, allontanandoci mandiamo a vuoto l'avversario. 4-1 dunque la situazione. Janet, centropedana, 1.40 al termine di questa prima manche. Merck, che ha eliminato l'egiziano Nabil, in precedenza il polacco Motika, sempre con buona padronanza. Attenzione, tocca ancora. C'è un errore intanto nella segnalazione, perché Janet è sulla destra dei teleschermi, è in vantaggio, mentre il tabellone indica lo spadista norvegese, ma è chiaramente un errore da parte degli organizzatori. Vedete l'azione di Janet anche riconoscibile, adesso va a segno una bella stoccata dello spadista norvegese. Eh sì, adesso è stato bravo il norvegese, vedete con la punta come scende sulla coscia del suo avversario, ha tirato una stoccata non in maniera non molto veloce, ma col tempo, la misura giusta, quindi ha mandato in barca il suo avversario, che ha cercato poi di difendere il bersaglio basso parando di seconda, ma è arrivato in ritardo. La punta di Merck è arrivata prima. Tanto ancora un attacco di Janet, stavolta in battuta e botta, in passavanti a fondo, ha sfruttato al meglio, vedete, prende ferro in terza e scarica questo a fondo, ha sfruttato al meglio le sue lunghe leve, il migliore risultato è veramente di grande classe, con grande anticipo, con la punta sempre avanti, crea davvero grosse difficoltà ai suoi avversari. Ancora una stoccata a 7-2. 52 secondi, rivediamo la stoccata, la ripressione comunque di gestire l'incontro, di dettare i ritmi di questo assalto il campione francese. 29enne Merck, 25 anni Fabrice Janet, che è il più giovane dei due Janet, più anziano di 3 anni Jérôme, sempre molto pulito, anche bello a vedersi Fabrice Janet proprio dal punto di vista stilistico. Adesso è Merck a toccare, a mettere a segno la botta, si porta a 3, 26 secondi al termine di questa prima manche. Ha
Ha cercato il bersaglio basso il francese, non l'ha trovato, e quando è tornato in guardia invece è partito Mersch, l'ha toccato e ha tenuto questa volta bene la misura il norvegese. Non è arrivata la stoccata al piede, ricordiamo nella spada il bersaglio valido è tutto il corpo, quindi dalla testa ai piedi si può colpire ovunque l'avversario. Adesso sono quattro le stoccate di vantaggio di Jeannet, che sembra comunque amministrare bene l'incontro. Siamo al primo minuto di pausa sul punteggio di 7-3 per Jeannet sulla destra dei teleschermi, mentre ancora il tabellone reca l'errore, non è stato modificato, ma non nei rispettivi angoli, due spadisti europei anche quest'anno disputati con il successo del polacco Motika. Pavel Kolobkov medaglia d'argento, dunque un Pavel Kolobkov e Mathieu Denis francese terzo, migliore degli azzurri Diego Confalonieri undicesimo, una nazionale alternativa presentato Carlo Carnevali con Paolo Pizzo anche diciottesimo, Giacomo Falcini ventiduesimo e Matteo Tagliariol trentottesimo. Intanto vediamo Jeannet a colloquio con Stéphane Ribou, fratello del grandissimo fuori classe Philippe Ribou, che secondo me è stato uno, forse lo spadista più importante degli ultimi 30 anni, davvero dotato di grandissima classe, non ha magari vinto per quanto insomma avrebbe potuto davvero raccogliere molti molti frutti nella sua carriera, però è indubbiamente stato uno schermidore dotato di grandissima classe, come dicevi tu, proprio bello da vedere, un schermidore elegante che in pedana sapeva sempre imporre la sua scherma e che per almeno 10 anni è stato sempre sul podio sia dei mondiali che delle olimpiadi, davvero un campione da prendere ad esempio. 7-3 il punteggio, tutto è pronto per riprendere l'assalto, il match di questa seconda semifinale. Chi vince affronterà per la medaglia d'oro per il titolo mondiale Pavel Kolobkov, dunque ancora Pavel Kolobkov pronto all'appuntamento decisivo di un mondiale o di una grande manifestazione, reduce dal bronzo lo scorso anno ad Atene con il titolo vinto a sorpresa, un po' possiamo dire, dallo svizzero Fischer, anche se i tiratori rosso crociati hanno buona tradizione, comunque certamente non era la vigilia dell'Olimpiade tra i primi candidati al successo finale. Si può riprendere finalmente, 7-3 il punteggio, più 4 per Jeannet, finalmente anche il tabellone segnala giusto. Jeannet, tabellone in alto, la nostra postazione, Jeannet sulla destra dei teleschermi, lo spadista norvegese, vedete sulla sinistra, seconda manche, si difende il tiratore norvegese, colpo doppio, tipico della spada, 8-4 il punteggio, non cambia nulla. Sì, una partenza del norvegese, è un colpo doppio, è rimasto in linea Jeannet, quindi sono accese contemporaneamente le due luci, ricordiamo la caratteristica soltanto della spada che si assegna una stoccata a ciascuno e favorisce chi in quel momento è in vantaggio perché si porta più vicino all'arrivo, alla quindicesima stoccata, mantenendo comunque il vantaggio di quattro stoccate in questo caso. Non rischia per il momento il norvegese, nonostante le quattro stoccate di differenza, ma c'è ancora molto. Siamo solo nella seconda manche, 2 minuti al termine, non vuole esporsi naturalmente tatticamente all'avversario Merck, c'è qualche problema, la spada, il presidente di giuria interviene, va nel suo angolo a cambiare l'arma, una che capita frequentemente anche sulle pedane, vero Stefano Pantano, questa del cambio di arma? Sì, per il nuovo regolamento ora le armi che sono a bordo pedana sono già state tutte controllate prima di arrivare al luogo della finale, quindi
si può subito sostituire l'arma, però bisogna sempre chiedere per regolamento il permesso al presidente di giuria, che naturalmente in questo caso ha accordato. Evidentemente il Merck non si fidava molto della sua arma, pensava che non segnalasse al meglio la stoccata, così per togliersi ogni dubbio. Intanto ha tentato una stoccata al piede Merck, ma è stato molto bravo Janet a non far trovare il bersaglio, a rimanere là con la punta e a piazzare ancora un'altra stoccata. Diceva appunto per togliersi ogni dubbio, ha cambiato l'arma. Mi sembra che comunque anche il cambio dell'arma non dia frutti migliori al norvegese. Eh sì, sempre centro pedana, Fabrice Janet controlla, Merck arretra, cerca di guadagnare qualche metro in pedana, qualche posizione. Prova a partire, ma guardate, tocca a Janet sull'azione del norvegese, che adesso rivedremo. E vediamo quanto è importante la misura. Parte un po' lontano dal suo avversario, un piccolo passo indietro del francese, che lascia ancora l'arma in linea e arriva sul bersaglio toccando e anticipando Merck. Davvero molto, molto bravo Janet, un maestro nel tenere la misura, un maestro nell'anticipo, nello svincolo, davvero molto bravo questo schermidore. Abbiamo visto anche la naturalezza, in scioltezza ha messo questa stoccata, con il grande senso di misura che lo contraddistingue, come sottolineava Stefano Pantano. È il tempo, adesso è ancora 10-5 situazione, adesso Merck va a bersaglio, più 5, un minuto al termine di questa seconda manche. Ancora Janet, sta chiamando l'avversario, è andato avanti, ha chiamato, vedete, provoca, parte in attacco, torna indietro, vedete come scioglie misura e lascia ancora lì la punta, poi è molto bravo perché non forza mai la stoccata, riesce sempre a portarla allungando il braccio e non forzando con la spalla, che potrebbe far cambiare la traiettoria alla punta, è davvero molto bravo anche in questo caso. Beneficio dei telespettatori, ricordiamo che le segnalazioni rosse stanno a indicare le stoccate di Janet, le segnalazioni verdi indicare le stoccate di Merck. 12-5, massimo vantaggio ancora, guardate che scioltezza di polso, 13-5 più 8, davvero sembra ormai compromesso il match per il norvegese. Questa è una stoccata da manuale, una stoccata portata di fluetto, facendo appunto vibrare la lama e arrivando di punta chiaramente sul pugno dell'avversario, proprio sulla mano nascosta dalla coccia, ma il gioco di polso di Janet ha fatto sì che comunque la punta arrivasse sul bersaglio con quella pressione giusta, ricordiamo che nella spada per toccare bisogna esercitare una pressione sulla punta superiore ai 750 grammi. Rivediamo ancora questa bella stoccata, porta fissa il punteggio sul 6, Merck 13, Fabrice Janet 20, 28 secondi al termine di questa seconda manche, potrebbe non essere necessaria un'altra manche, vediamo se Janet riuscirà a chiudere, già raggiungere le 15 stoccate, ma probabile che comunque aspetti, prova a partire, l'attacco non va nel bersaglio, si difende Merck, sempre 13-6, 15 secondi. Abbiamo rivisto l'azione di Janet, avanza e nella metà avversaria della pedana, ma ormai sta per chiudersi anche questa seconda manche, dunque si va alla terza, 13-6, ma davvero Merck non ha mai dato l'impressione di poter, diciamo così, mettere in difficoltà l'avversario. Ma salvo sorprese, ma a questo punto direi proprio un miracolo. Sembra che Janet abbia controllato fin dall'inizio con grande sicurezza, in grande scioltezza, e Merck non sia riuscito mai a impensierirlo, e non credo che riuscirà a modificare qualcosa nella sua tattica nella terza frazione. Sembra netto il divario tra i due schermidori e Janet questa sera sembra davvero in palla. Inquadrato lo spadista norvegese, il minuto sta
per andarsene, il minuto di pausa concesso, siamo alla terza e decisiva manche. Naturalmente i nostri tiratori entreranno in gara nella prova a squadre, speriamo che abbiano voglia di rifarsi dalle delusioni a livello individuale, è spesso una molla che scatta, che funziona questa. Ci sono tutti per tutti motivazioni importanti, Carozzo vuole sicuramente chiudere la stagione oltre a conquistare la Coppa del Mondo con una consacrazione anche a livello assoluto, Bossalini ha da dimenticare l'assalto con Colo con il quale ha tirato bene ma non è stato fortunato, Rota anche, sappiamo che a squadre intanto tocca Merck, vediamo che Rota a squadre sa sempre esprimersi al massimo e Milanoli ha motivazioni da vendere anche nella, per quanto riguarda la prova squadra, proprio per riscattare il torneo individuale. 13-7 intanto il punteggio, siamo più 7 a favore di Jeannet che naturalmente non ha interesse a forzare, più 6 anzi lo score a favore dell'atleta francese, del campione francese, ex campione del mondo, uscente, che potrà difendere il suo titolo conquistato nel 2003 in caso di vittoria su Merck contro Kolokov. Davvero si annuncia una grande finale, ma attenzione, dopo questa seconda semifinale toccherà le semifinali del fioretto femminile e con Valentina Vezzali in pedana per cercare di conquistare l'ennesima finale della sua carriera al decimo mondiale. La poliziotta Iesina tenta la botta al piede, intanto Jeannet. E tocca 14-7, riesce a chiudere l'attacco, ormai è quasi fatta per il francese. Sì, anche questa è una stoccata molto bella, tirata in scioltezza da Jeannet, è partito in flash, ha cercato prima il colpo alla mano e proseguendo poi sul corpo del suo avversario è rimasto sorpreso, non ha avuto alcuna possibilità di difendersi. Tanto non c'è stoccata, in questo caso viene annullata perché portata dopo l'alta del presidente di giuria, credo che sia davvero oramai una formalità questo incontro. Intanto c'è una stoccata di Merck, ma credo che arrivi proprio perché il suo avversario lo aspetta e non distende neanche il braccio. Jeannet si fa sorprendere, arriva sul suo braccio con la punta di Merck, 14-8. Credo che anche Merck sia abbastanza rassegnato in questo momento dell'assalto. Tenta con successo adesso un attacco che arriva a bersaglio, che sembra un po' fermo Jeannet, forse sicuro di avere il match in mano, ha cercato di sciogliere misura ma questa volta non è stata sufficiente, il suo passo indietro, è arrivata comunque la punta di Merck. 14-9, 1-39, non forza Jeannet ha molto vantaggio e quindi può permettersi di aspettare l'avversario. Prova ancora Merck a sorprendere l'avversario, non vi riesce. Adesso Jeannet avanza, forse per sferrare l'attacco finale decisivo per chiudere il match e conquistare la finale. Ancora Merck, bravo anche in questo caso a difendersi, bravissimo. Ha cercato il colpo alla mano Jeannet, invece è arrivato al bersaglio avanzato Merck con una bella stoccata, con un bel gioco di pugno, è arrivato dall'alto con movimento giusto, ha sciolto lui misura, ha evitato il colpo alla mano del suo avversario, è riuscito invece lui a toccarlo, bravo. 14-10, comunque rimontato, esce a testa alta Merck da questo assalto, comunque vadano le cose, meno di un minuto al termine ormai, 183 tiratori, rappresentante di 60 nazioni, come al solito molto frequentata la gara di spada al mondiale di spada maschile individuale, e a colpo doppio chiude il match 15-11, finalista Fabrice Jeannet che si complimenta comunque con l'avversario, affronterà Pavel Kolokov, una grande finale per il titolo mondiale 2005. Cercando di evitare ulteriori problemi Jeannet ha provocato il suo avversario che è partito in flash e ha un po' cercato proprio questo colpo doppio, ha tirato sull'attacco dell'avversario, colpo doppio che chiaramente favorisce Jeannet, 15-11, e conquista un'altra finale. Un'altra finale sarà, credo, una finale veramente di altissimo livello, quella che vedremo tra poco.